Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmine e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Un tema questo, quello del matrimonio, abbastanza complesso, delicato, un argomento assai spinoso, quando si tratta di matrimonio, di fedeltà, di indissolubilità, sembrano argomenti ormai fuori moda. Ci troviamo in una società post-cristiana, e quindi il messaggio di Gesù, l'insegnamento di Gesù riguardo al matrimonio, alla fedeltà nel matrimonio, sembra quasi inascoltato. La famiglia nel progetto di Dio sembra non essere più il vero progetto da seguire, eppure nel matrimonio, così come lo vuole Dio, così come è nato nel cuore di Dio, è qualcosa di grande, di sacro, di prezioso. Oggi il per sempre fa paura, ma non solo all'interno della famiglia, della coppia, ma fa paura il per sempre anche per ogni altra scelta. Sicuramente c'è qualcosa che non va, che si è inceppato nella società. Penso che manchi non qualcosa, ma manchi qualcuno nella persona, nella vita e nell'esistenza dell'uomo. Manca Dio. Con Dio tutto si può affrontare, con Dio tutto si può risolvere. Con Dio tutto è possibile per risolvere ogni situazione spinosa. Una famiglia che ama Dio, una famiglia che prega, una famiglia unita, una famiglia in cui marito e moglie, anche genitori e figli, si perdonano, si chiedono scusa, è una famiglia che potrà durare per sempre. È Gesù che lo vuole, lo ha detto, no? Ciò che Dio unisce, l'uomo non lo separi. Quindi nel cuore di Dio una coppia resta unita amorevolmente per tutta la vita, camminando e crescendo insieme, nella scoperta della felicità e del senso della vita. Realizzare questo progetto non è per niente facile.
ma con Dio tutto è possibile. Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. E allora, se nel cammino di coppia, nel cammino familiare, mettiamo la presenza di Dio, invochiamo la sua presenza amorevole, e allora ogni coppia, ogni famiglia, guardando insieme verso la stessa direzione, cioè guardando verso Dio, e allora gli ostacoli che incontreranno li supereranno, perché non devono essere i problemi, le difficoltà, gli ostacoli della vita a far rovinare tutto quello che Dio ha costruito. Dice un salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. E allora ogni coniuge si impegni con tutte le proprie forze a edificare questa casa, che poi è la casa stessa della vostra esistenza in due, del vostro matrimonio, del vostro tesoro prezioso. Dio vi benedica, buona giornata a tutti.